Anche se non bevete alcol, l'incontro con gli amici per l'aperitivo può essere deleterio per la dieta se non prestate la dovuta attenzione. È una tempesta perfetta a base di drink gustosi e una gran quantità di finger food, spesso a buon prezzo, con il rischio di indugiare su entrambi per un'ora o anche più. Quando cominciate a rilassarvi e a chiacchierare con gli altri, è facile perdere il conto delle calorie che state assumendo. Ecco alcuni consigli per rimanere felici e sereni durante l'happy hour. Gli spuntini che vengono offerti all'aperitivo tendono ad essere unti e salati, una calamità per la vostra dieta. Il più delle volte trovate patatine fritte, arachidi o piatti caldi come ali di pollo, bastoncini o nachos di pollo fritti. A meno che non abbiate l'opportunità di prendere qualcosa di più leggero, come delle verdure crude, dell'hummus, la cosa migliore è fare uno spuntino prima di andare all'happy hour e saltare a pie pari gli snack. Fate uno spuntino ad alto apporto proteico nel tardo pomeriggio per arrivare senza problemi all'ora di cena. Un po' di yogurt greco, qualche fetta di tacchino con cracker integrali o un po' di formaggio in fiocchi con della frutta dovrebbero andare. Se proprio non sapete resistere agli snack, non sedetevi davanti alla ciotola delle arachidi o delle ali di pollo. Chiedete piuttosto un piattino e preparatevi da soli la porzione. Quando avete finito quello che c'è nel piatto, basta. Se intendete bere dell'alcol, le scelte meno caloriche sono birra e vino. Una bottiglia di birra light o un bicchiere di vino contengono circa 100 calorie, di gran lunga una scelta migliore rispetto a cocktail e drink vari. I superalcolici contengono più di 100 calorie a bicchierino, ma i mix possono fare lievitare il computo calorico. L'aggiunta di panna, succhi di frutta, sciroppi e bibite gassate può far superare anche le 300 calorie. Tenete presente che l'alcol può aumentare l'appetito, oltre che minare il proposito di stare alla larga dagli snack. Quindi, se decidete di prendere una bevanda alcolica, limitatevi a un solo bicchiere. Poi passate a qualcosa di ipocalorico, come dell'acqua o una bibita gassata light. Cercate soprattutto di trascorrere delle ore piacevoli con i vostri amici. Essere socievoli non significa necessariamente stare tutto il tempo con un bicchiere in mano o riempirsi il piatto di snack e stuzzichini.